Allora, li impasti, poi quando sei impastato lo levi e lo metti da parte, e poi lo rifai, capito? Deve dire un po'. Si dice tu? E Katia, mi faresti la cortesia? Che sai, spieghi per fare il video, mi dici che. Come si fa? Acqua e farina, agua y harina. Acqua e farina, e la harina è de dos ceros. Esatto, 00. Prendi e metti via. Ok. Se mezcla un poco e luego se pone da parte. Otra vez. Finché non finisce la farina. Hasta que no se termina la harina. Esta es una pasta típica de la parte alta del Lazio. En este momento estamos en Marciatelli. Estamos a ¿cuántos kilómetros de Roma? A 100 kilómetros de Roma. Juanito descendió, porque Juanito vino también con nosotros, pero estaba con miedo. Se llaman pizzicotti. Aspettate un attimo, esperemos un momento che Katia pronuncia perfettamente in italiano. Pizzicotti. Avete sentito? Han sentito, sì. Ok. Mientras tanto, dell'altra parte, Felicita sta limpiando il pollo. El agua tiene que ser fría, natural, tievita. Agua tievita. Katia entiende perfectamente el castellano. intuisco. Okay. El agua tiene que ser tibia, salada, salata o no? No, senza sale. Senza sale. Se terminó el agua, ahora Feli va a poner un poco más de agua. No me acuerdo cómo se dice eso en castellano, porque me lo estoy olvidando. Y eso que quello que faccio. Faccio. Insegno spagnolo, Katia. Dove? A Orsa Maggiore, a Mentana. Ah, sì, la conosco Orsa Maggiore, dai, ci andava anche Giorgia. No? Sì, ci andava anche Giorgia. La questione è che, meno male che mi sono messo, perché altrimenti me. A volte mi domandano certe cose e io rimango... Perché? Perché non le sto parlando. Nel periodo che lavoravo all'Accademia parlavo tutte le lingue possibili. Adesso... Io quando sono stata lì a AXA a lavorare per le assicurazioni, in inglese... Mamma mia, ragazzi... No, pure inglese me lo dimentico, eh? Ma la cosa peggiore è che mi dimentico lo spagnolo, questo è imperdonabile. Io avevo l'inglese. Come dimentico lo spagnolo? Ti sto dicendo, io se adesso non mi ricordo come si dice questo in spagnolo. Bolilatte? No, non si dice bolilatte. Un bolidor. Bolidor. Sì, però non è bolidor. Mi serve un coltello. Un che ti serve? Un coltello lungo. Un cuchillo largo. Che me lo passi, per favore? Un poco di harina. Grazie. E qui in Italia non si consigue facilmente harina di 3 ceros e quasi non esiste la harina di 4 ceros. Harina di 0? 4 zeri. Non esistono in Italia, io l'avevo cercato tantissimo. Io non l'ho mai sentita. Sì, la gente non la conosce. Come fare per realizzare una palla? Da noi si trovi tutti, però la più che si usa è di 4 e 2, 6. De 3. Qua si trova questa, 0, 0, 0, quella di... Quella di grano turco. Ah no! Ora... Ahora que terminó de amasar, ahora que terminó de mezclar, está empezando a amasar para hacer después el pizzicotti. Esta es una pasta muy pobre.
La pasta original, como le había dicho ya una vez a Rosana, lleva huevo. Huevo y harina. Ese es un peso de un kilo de harina. Sí, poco menos. Un poco, esto es poco menos de un kilo de harina. Un día tengo que pedirle a tu madre ver que haga la pasta de huevo y la vengo a registrar aquí. ¿Qué? La pasta de al huevo. Ah, sí. El huevo. Quella, no, quella è molto più complessa. Ma guarda, ti dirò, mo, il pezzo è stenderla, la sfoglia, fare la sfoglia, no? Una cosa molto importante è sempre la madera, l'estendino di madera. Ma hai gente che ci sono persone, sì, people, vedi che mi esce l'inglese. Ci sono persone che usano anche il marmo. Sì, però il marmo mi dicevano che non è così. Questa è la piccola casa della montagna di Katy e la famiglia. Hago un plano generale, questa è la piccola cucina, Felicita. Ahí está Daniele, Mattia, che stanno facendo i deberi della casa del sabato. Lorenzo junto al fuego y esta es la ventana. Esta es la ventana. Un momento. Ahí está la persiana, la parte de abajo de la casa. Son todas así casitas. Después voy a hacer otro film haciendo. Ah, mira, qué libre del italiano. El viejo dinero italiano, 100 lire, 50 y 1000 liras. Esta es la puerta de entrada, o sea, la escalera, y eso es la pequeña callejuela que lleva por el pueblo. Después voy a hacer otro video. Lorenzo. Que como todos los chicos está con el teléfono a jugar en vez de estar leyendo. Regresamos a la pasta, un poco de harina. Là, vedi, guarda. Che c'è sta lì. E ora dà la forma alla pasta. Adesso no, dopo. Ah, dopo. Adesso la bisogna. Ah, ora stenderla un po'. Deve stirarla un poco. E cerchi da lì, che ti serve? No, niente, non mi devi dare una forma particolare, la devi soltanto affianare, che ti affiani un po'. Che poi gli sporchi le parti più e si vede qui sono le parti meno importanti del viso, le parti più importanti del viso. Se facevi una tassiera più piccolina, vale. Chi ne fa due, chi ne fa tre, chi ne fa una. E poi si pizzica da qua direttamente, no? Después se pellizca directamente de la pasta. Cuando bolle l'acqua. Cuando el agua está hirviendo. El agua tiene que hervir. Después vamos a mostrar cuando está por hervir. Y vamos a mostrar el proceso. Roxana, este es un tipo de pasta que podrías hacer tranquilamente a casa para los chicos. No. No, Juanito le fa i pizzicoli, che le fa? Sì, non è lei. Ma è finita la tira? È finita, ti fai i compiti? No. Devi fare matematica? Adesso ti aiuto. No, matematica faccio.
Matematica fai dopo.